grigi nel cuore. In collaborazione con Gruppo Finextra by Gollo Serramenti. Riducendo i profili e aumentando la superficie vetrata del 22%, le nostre finestre danno più luce ai tuoi ambienti. Gollo Serramenti. Produzione e showroom a Silvano Dorba. Serramentigollo.com. Amici sportivi, buonasera, ben ritrovati a Grigi nel Cuore, il nostro consueto appuntamento settimanale dedicato all'Alessandria Calcio. Siamo in diretta, saremo con voi fino alle 22. Con me, come sempre, c'è Annalisa Pezzano. Buonasera Annalisa. Buonasera Luca, buonasera a tutti. Io vi ricordo il nostro consueto appuntamento alla pagina Facebook Grigi nel Cuore e su Twitter, sempre citando Grigi nel Cuore. Mandateci i vostri messaggi numerosi. Vi presentiamo ora gli ospiti di questa serata. Mimma Caligaris, giornalista del Piccolo, bentornata. Grazie Luca, buonasera a tutti, buonasera Annalisa e buonasera Mario. E buonasera, bentornato anche a Mario Cairo, presidente dell'associazione Orgoglio Grigio. Buonasera, buonasera a tutti. Mimma, iniziamo da te, facciamo qualche passo indietro prima di passare a parlare ovviamente della prossima sfida. Per avvicinarci appunto all'importante match di Lecce di domani, ci sono state delle risposte positive secondo te nell'ultimo match con la Casertana, ti ha convinto? Tatticamente devo dire che a me è piaciuta di più la squadra di Caserta rispetto alla squadra vista al Mocagatto, almeno vista nel primo tempo. La squadra del secondo tempo è una squadra diversa, una squadra che poi ha voluto vincere la partita e lo ha fatto. Valutiamo sempre il peso e la consistenza della Casertana, certo, che sono altre rispetto al Lecce. Tatticamente proprio l'approccio alla partita, l'approccio a questi playoff, l'approccio a questi playoff giocati su campi del Sud, l'ho visto migliore nella partita che abbiamo giocato nell'andata di tre giorni prima a Caserta. Cioè, l'atteggiamento, almeno questo mi ha convinto, ad esempio la reazione della squadra, la squadra che va sotto e recupera subito, questo tentativo di giocare di squadra che era un pochino smarrito, che si è smarrito un po', anzi a tratti anche molto in tutto il giorno di ritorno. Facciamo un attimo anche il punto sulla situazione infortunati, quindi Piccolo, sono partiti Piccolo, Iocolano, sono partiti entrambi. Io solamente il mister non è una persona che svela molto sulle sue scelte, anzi a volte c'è anche sorprese. Diciamo che tutti e due sono partiti. Domenica Piccolo ha fatto una parte del lavoro tattico, quindi la parte di esercizi, movimenti, li ha fatti con la squadra, chiamiamola delle riserve, mentre Iocolano ha continuato a lavorare a parte. Hanno fatto qualcosa col gruppo ieri, anche questa mattina. A mio giudizio sono due elementi che probabilmente, in vista di giocando questa partita sui 180 minuti, anche 210, probabilmente per una scelta più precauzionale, e anche perché Piccolo è comunque uno dei quattro diffidati, potrebbe essere che vanno, si accomodano in panchina e difficilmente saranno utilizzati o potranno fare un'ispezione. C'è secondo me un giocatore che, questo però a mio parere, meriterebbe un po' di spazio anche nella bolgia dello stadio di Via del Mare di domani sera, che Sesto, che anche nelle partitelle ultime, qui in questi giorni di allenamento, prima che la squadra partisse, questa mattina, l'ho visto molto bene. È un giocatore che crea superiorità, chiaramente sono partitelle in famiglia, quindi è diversa la consistenza anche di chi ti trovi di fronte, ma crea, salta l'uomo, crea superiorità, mette in mezzo palloni. Rimane un grosso rimpianto della stagione. Non hai 90 minuti, è vero, ma per quei magari 40-50 che ha, proviamo a sfruttarlo. Mario, una trasferta che voi avete provato anche a organizzare a Lecce, il pullman purtroppo non si farà, ma era veramente complesso gestire un infrasettimanale dall'altra parte dell'Italia. Sì, era veramente complesso perché si gioca il mercoledì, si gioca a metà settimana, il viaggio è lungo, sono in pullman, sono 1200 km, sono 14-15 ore andare, 14-15 ore tornare.
diciamo che siamo due giorni di ferie, c'è ancora un pochettino un po' di malessere fra la tifoseria. In effetti 7 tifosi sono pochi, 7 tifosi per una quarta di finale playoff penso sia un numero di record negativi per l'Alessandria, per la tifoseria dell'Alessandria. Ci sta la metà settimana, c'è tutto, però chiaramente deriva da come è finito questo campionato, dal giorno di ritorno, dalle ultime trasferte che abbiamo fatto, tutte abbastanza deludenti, non, l'ultima di Roma addirittura veramente di Tivoli, veramente quasi disastrosa, quasi un incubo. Quindi tutto questo ha tenuto lontano un po' il pubblico, ecco. E noi, contando che ci eravamo visti anche Mario un bel po' di tempo fa, quando sì, la situazione era sicuramente migliore, no? Quindi trovarsi a discutere oggi dei playoff era qualcosa che non avevamo messo in conto all'epoca. Tenuto conto poi anche che tipo di playoff sono, quindi sì, assurdi. È un altro campionato assurdo, dove la cosa più assurda è che chi è arrivato prima non ha nessun vantaggio a partire già da questo turno, quindi è un'assurdità totale, non hanno fatto test di serie, anche in Serie B c'è il vantaggio, ieri sera se il Frosinone avesse pareggiato poteva andare. Quindi non lo so, una formula molto discutibile secondo me, e ci siamo finiti purtroppo in mezzo e dobbiamo godercela adesso a questo punto. Bisogna ballare, insomma, perché sì, siamo nel ballo. Annalisa, andiamo a leggere appunto il prossimo turno che si deve disputare i playoff e come sono andati anche i playout. Allora, i quarti di finale dei playoff si giocheranno tra Parma Lucchese, Lecce Alessandria, Pordenone Cosenza, Livorno Reggiana. Mentre per quanto riguarda le gare di ritorno dei playout, i risultati hanno visto Prato Tutto Cuoio 0-0, Carrarese Lupa Roma 1-0, Teramo Lumezzane 0-0, Fano Forlì 2-0, Vibonese Catanzaro 1-1, Acragas Melfi 1-1. Ricordiamo che Prato, Carrarese, Teramo, Fano, Catanzaro e Acragas rimangono in Lega Pro. E quindi sono squadre riuscite a salvarsi. Ora è arrivato il momento di andare a rivedere le immagini di Alessandria Casertana, partita che i grigi hanno vinto per 3-1 in casa al Mocagatta. Via con le immagini. L'Alessandria Calcio batte 3-1 la Casertana nel match di ritorno degli ottavi di finale, centrando la qualificazione al turno successivo dei play-off. Mister Pillon ritrova Nico e Marras dopo la squalifica, schierandoli subito in campo nel suo 4-4-2 iniziale. I grigi partono forte ma non sono precisi. All'ottavo Gonzales si libera al limite e va al tiro di sinistro, ma sbaglia del tutto la mira. Un minuto dopo è Marras a provarci da fuori, ma calcia abbondantemente sopra la traversa. Al 20esimo, lo stesso attaccante argentino entra in area liberandosi da una marcatura, ma con il sinistro spara alto, da ottima posizione. Al 26esimo la Casertana passa a sorpresa, Corrado riceve da rimessa laterale e mette in mezzo per Ciotola, che sfiora di testa e insacca per l'1-0. A nulla valgono le proteste dei locali, poiché Piccolo sale tardi tenendo in gioco l'attaccante avversario, che porta così in vantaggio i suoi. La reazione però non si fa attendere e si concretizza già al 29esimo con la rete del pari. Corner di Gonzales dalla destra, colpo di testa e salvataggio sulla linea di Magnini, ma la sfera termina sul destro di Gozzi, che insacca da due passi. 1-1 è primo gol stagionale per l'ex capitano del Modena, che riporta così la qualificazione dalla parte dei padroni di casa. Al 31esimo si rivedono gli ospiti con Ramos, che calcia una bella punizione dal limite, ma Vannucchi è reattivo e riesce ad alzare sopra la traversa in tuffo. Poco prima del riposo arriva il sorpasso. Al 45esimo Gonzales batte un angolo dalla sinistra, trovando Cazzola che di testa mette dentro nell'angolino. 2-1 e rimonta completata per i piemontesi, che vanno a riposo con la qualificazione a proprio vantaggio. A inizio ripresa arriva subito un brivido per la difesa locale, Ramos crossa dalla sinistra, Orlando buca e la palla passa dietro a Vannucchi senza essere toccata da nessuno. Al 55esimo grande azione degli alessandrini con Nico che mette in mezzo dalla sinistra, Bocalon fa da sfondo per Gonzales che calcia con il destro ma c'entra in pieno l'incrocio dei pali. Al 61esimo arriva il gol che chiude la partita, Marras dalla destra si accentra e crossa con il mancino per Bocalon che di testa insacca per il definitivo 3-1.
Sono ora 21 in stagione le reti per l'attaccante veneto, che scaccia così le paure dei suoi e mette in ghiaccio un passaggio del turno meritato. Si aprono gli spazi al 72esimo, la formazione locale crea una nuova occasione con Gonzales che manda in porta Branca, il quale però conclude alto. All'89esimo Evacuo ci prova di testa su preciso cross di Nicco, ma il suo tentativo è debole e centrale. Termina così 3-1 l'incontro che consegna la qualificazione ai Mandroni. L'avversario di turno si chiama Lecce, con l'andata fissata mercoledì in Salento e il ritorno domenica al Moccagatta. Le due squadre daranno vita a una sfida che si preannuncia tra le più equilibrate di tutto il tabellone. Mimma, ripartiamo appunto da questa partita. Intanto un dato che ho trovato interessante, no? Spesso si diceva l'Alessandria sui piazzati non è efficace da molto tempo. Che segnale sono questi due gol trovati comunque da azione d'angolo? Intanto uno strapotere fisico evidente sull'avversario, certo. Perché c'era una grossa differenza da questo punto di vista. Sicuramente, ripeto, io do giusto il peso che ha la Casertana, ma probabilmente anche un lavoro più sistematico anche per sfruttare le palline attive. Le palline attive sono fondamentali, sono l'episodio che appunto spesso ti cambia la gara. L'Alessandria ci sono stati, ricordate, non so, 10, 15 angoli battuti a Cremona, ci sono state partite in cui abbiamo battuto una quantità enorme di angoli, non uno in cui si è venuto fuori un pericolo. Probabilmente questo è anche frutto del lavoro molto meticoloso che Pillon sta facendo. Chiaramente prima sentivo un commento, dice questo, sicuramente la sfida più equilibrata, Lecce-Sandia, sicuramente questo tabellone dei playoff, lasciatemelo dire, è molto sbilanciato, sì. Perché diamo solo le quote delle vittorie, passaggi della vittoria del campionato. Alessandria è data 6, Livorno è data 6, Lecce è data 6,5, il Parma è data 6,5, le altre molto più basse. Dalla nostra parte ce ne sono 3 di queste 4. Dico soltanto questo. Il Parma è di là. Insomma, Mario, è chiaro che vale la regola che se vuoi vincere devi batterle tutte, però diciamo che magari sì. Si poteva sperare in qualcosa di meglio. Il turno più agevole sarebbe stato meglio, poi sullo scontro diretto, però se vuoi vincere, se vuoi andare su, queste squadre devi batterlo. Prima o dopo il Lecce ci sta, vediamo cosa riusciamo a fare, vediamo se il lavoro di Pilloni in queste settimane, se i giocatori si sono, secondo me, guardati in faccia, si sono parlati, hanno detto vediamo un attimino di rimboccarci le maniche e di finire il campionato in una maniera come avremmo dovuto finirlo. E vediamo, adesso manca un giorno, domani sera vedremo questa partita, sarà sicuramente difficile di fronte a... L'anno scorso sono stato a Foggia e il pubblico è uguale, sì. L'ambiente in effetti è molto caldo. Stasera eravamo a 12 circa, superato il muro di 10.000, si viaggiava già tranquillamente verso gli 11.000 biglietti venduti, c'è ancora una giornata intera. La curva tiene 6, la loro curva tiene 7.000, credo che sia probabilmente la loro curva quasi esaurita. Sì, volevo dire, mi ha dato un po' fastidio quello che ha detto il direttore sportivo del Lecce appena dopo il sorteggio, quando ha detto non sarà uno svantaggio giocare a Moccagatta al ritorno, perché nelle condizioni in cui l'Alessandria, nelle condizioni in cui c'è rapporto pubblico-squadra, non mi è piaciuto perché... Come tifoso, conoscendo il Moccagatta, quello che può dare, e spero darà, ecco, a questo punto, una frase che mi ha dato un po' fastidio. Contrario di quello che ha detto invece con grande diplomazia Pasquale Sensibile, che ha detto per me è meglio giocare il ritorno al Moccagatta, perché il ritorno è sempre la partita in cui eventualmente tu devi avere dei supplementari o anche dei rigori, sì. Giocarteli a casa tua, perché comunque sarà casa dell'Alessandria, potranno arrivarne anche 800 da Lecce o le Salentini sparsi. Sei comunque in casa tua. Sei comunque certo. In casa tua. Ecco, tu devi leggere molto bene. Io sono sul discorso che devi lavorare molto sul discorso dei 180 minuti, sia nel dosare i giocatori, sia nella scelta dei giocatori, sia nell'atteggiamento. Sono 180 minuti, non è una partita che si decide domani sera, però domani sera tu devi mettere le basi per quello che farai 4 giorni dopo. E anche c'è da ricordare un aspetto, che la regola dei gol in trasferta non conta, quindi fare 0-0, 4-4 non cambia nulla, è la stessa cosa, quindi questo fa parte. Il fatto di aver chiuso a 78 punti contro i 74 del Lecce, che pure è un'altra seconda, che poteva essere eventualmente un criterio da applicare, che è stato applicato negli ottavi, ai quarti sparisce tutto. Cioè sei tutto alla pari,
quindi si cancellano, non so, i 20 punti di differenza della Lucchese rispetto la squadra doveva mantenere quella concentrazione per 180 minuti, che purtroppo spesso è stato uno dei problemi, ecco, quante volte la continuità l'ha tenuta, anche mentale, quante volte siamo andati in vantaggio sia in casa che fuori e poi non siamo usciti. Quindi ci vorrà proprio una grande concentrazione, una grande tenuta mentale. Insomma, allora ricordiamo intanto anche i giorni, orari. Domani calcio d'inizio ore 20:30, stadio Via del Mare di Lecce. Ritorno domenica, stadio Moccagatta, ore 18 invece, quindi ricordiamoci di questi cambi di orari. Ora ritorneremo a parlare della sfida Alessandria Lecce dopo la pubblicità. Grigi nel cuore torna fra 3 minuti. Ben ritrovati, Annalisa, domande per i nostri ospiti? Sì, abbiamo delle domande per Mima Caligaris da parte di Nicolò, che ci dice: con Pillon non è cambiato nulla rispetto a prima, stesso gioco e stesse disattenzioni difensive, forse il problema non era l'allenatore. Io non sono del tutto convinto, perché poi non è soltanto un problema di modulo, di interpreti. Per me resta comune una scelta che poi forse a fine anno, qualunque sarà aver detto, qualcuno mi spiegherà, ci spiegherà. E perché un giocatore come Gianluca Nicco abbia così poco spazio, l'aveva con Braglia e ce l'ha anche con Pillon, pur avendo dimostrato di essere un giocatore assolutamente utile, però non è proprio la stessa cosa, non stravolgi un modulo, era un po' difficile stravolgere un modulo con gli uomini pensati per un atteggiamento tattico. Ho visto anche qualche cambio un po' diverso da quelli che si vedevano negli ultimi tempi, Braglia, difensore per difensore, attaccante per attaccante, centrocampista per centrocampista. Non c'è stata una rivoluzione, in questo momento non credo fosse necessaria una rivoluzione tattica. Secondo me c'è stato un tentativo di cambiare un pochino sulla testa. Vediamo però se questo, adesso abbiamo la conferma se il cambiamento c'è stato. Cioè, domani sera incomincia, perché ripeto, Caserta è una prova generale, un allenamento, un modo per entrare dentro in questi playoff. Lecce ti dice veramente se Pillon ha cambiato questa squadra e l'atteggiamento di questa squadra. E come faceva prima Braglia, anche Pillon continua a impiegare poco e vacuo. Secondo te è la scelta giusta? No, anche lui è vero, Evacuo è un giocatore che è stato molto poco impiegato, e per le caratteristiche fisiche di Evacuo è un limite grosso, perché Evacuo è un giocatore di struttura fisica forte, è un giocatore che ha bisogno di giocare molto, se no rischi, così come dirti, di ingolfarti, di rimanere, di appesantirti. Però non so se poi ci darà conferma, tutti questi allenamenti nelle partitelle, nei movimenti tattici di questi giorni verso Lecce, la coppia che più si è vista, proprio su cui è insistito Pillone, è la coppia González Evacuo. Non so se poi domani sera sarà questa la coppia o se ci sarà di nuovo González Boccalon, che insieme fanno 41 gol, quindi anche su questo io non lo trascuro questo elemento. Certo, credo che su un campo come quello, in quel tipo di clima che ci sarà, perché questo è abbastanza pronosticabile il clima, un giocatore come Evacuo, che ha giocato su quei campi, che è stato avversario su quei campi, che conosce questo, che sa battagliare, e si vede quando entra in campo come l'impatto che ha anche sui difensori avversari, sugli uomini che lo marcano, secondo me potrebbe essere questa veramente, io lo penso anche per piccoli segnali colti in questi giorni di allenamento e di preparazione. Poi magari il mister ci smentisce, sicuramente Boccalon è più giocatore da partite al Moccagatta. Andiamo ora a sentire nel prossimo servizio quali erano le sensazioni, gli umori dei tifosi all'uscita del Moccagatta dopo la vittoria contro la Casertana. Dunque un 3-1 convincente, è la prestazione che si aspettava? Abbastanza, sì. Hanno fatto una buona prestazione, mi sono piaciuti quasi tutti. Vedo sempre comunque la squadra avversaria con più grinta di noi. Noi forse un po' più di classe, ma meno aggressività. Dobbiamo mettercela tutta però. Però la reazione dopo il gol subito è stata buona. Sì, molto buona. Chi è stato migliore in campo secondo lei? Ma secondo me Maras, io lo vedo sempre molto volenteroso. Ha corso molto anche Branca, però a volte ha sbagliato qualcosa. Boccalò, come al solito, quando riceve la palla qualche volta la butta dentro,
il resto va bene così, insomma. È una vittoria importantissima, la prestazione secondo me non è convincente, la squadra ha paura, manca un regista, troppi palloni buttati in aria. Non le è piaciuto quindi il gioco? Non è piaciuto il gioco. Secondo lei invece chi è che ha dato di più oggi? Cazzola, Gozzi, Nicco per l'impegno, Marras. E è fiducioso in vista del futuro? Vediamo che capita col sorteggio, se andiamo contro le corazzate è difficile. Siamo partiti bene, poi ci siamo persi e alla fine direi che è andata bene, anche col risultato. Ovviamente l'Alessandria può fare di più di così. Fiducioso in vista del proseguo di questi playoff? Sì, diciamo con quello che è avvenuto durante la stagione con i piedi di piombo, però la fede mi porta a essere fiducioso. Chi è stato secondo te il migliore in campo di oggi e chi il peggiore? Allora, a me è piaciuto molto Cazzola, non solo per il gol ma per la prestazione, peggiore non riesco a individuarlo. Una vittoria importante, arrivata in rimonta, l'ha convinta la prestazione della squadra? Sì, stasera mi ha proprio convinta, non al 100% però ha giocato meglio delle altre volte. Chi le è piaciuto di più? Per me il migliore è stato Nicco. Che è entrato anche un po' a sorpresa perché all'inizio appunto, si pensava... Appunto, non capisco perché non gioca mai. E secondo lei chi è che invece ha dato un po' meno? Ma io sono sempre sulla difesa. La difesa dà sempre un po' meno di quel che potrebbe dare. Forse quel gol un po'... Ma non è solo il gol, sono tutte le volte che giochiamo prendiamo sempre il gol per colpa di qualche difensore, perciò non è che mi convinca molto la difesa. È fiducioso in vista del futuro? Sì, senz'altro. Io spero, là. Ci spero molto per questo. Perfetto, grazie mille, lei. Arrivederci. Abbiamo al telefono con noi Maurizio Ferrari, giornalista dell'Eco di Bergamo. Buonasera, tifoso, bentornato. Tifoso. Buonasera, buonasera Luca, buonasera a tutti. Mimma mi diceva giustamente, prima di dire giornalista dell'Eco di Bergamo, tifoso, no? Perché bisogna puntualizzare giustamente le origini, no? Perché tu scrivi per l'Eco di Bergamo, ma ovviamente sei grande tifoso dei grigi. E da tifoso... Lì da voi ospite c'è la mia collega Mimma e con lei sì. Abbiamo fondato insieme ad altri amici Cento Grigio, che è quel contenitore che ha accompagnato il sodalizio grigio ai 100 anni, quindi sono tifoso anch'io da tempi abbastanza non sospetti. Partiamo proprio dagli aspetti della tifoseria, Maurizio. Insomma, prima abbiamo ascoltato anche le parole di alcuni tifosi usciti dallo stadio dopo la partita con la Casertana, umori un po' altalenanti giustamente dopo quello che è successo in tutta quest'annata. A Lecce ci saranno pochi tifosi, ma anche per ovvi problemi logistici, insomma, trasferta infrasettimanale. Tu come vedi questa situazione alla vigilia di una gara così importante? Insomma, la situazione è complicata, si parla sempre dei giocatori che devono resettare tutto e ripartire, ma qui i tifosi, la tifoseria, tutto un popolo intero ha subito una delusione atroce, cioè sportivamente parlando, sempre ovviamente. Adesso non vogliamo, però voglio dire, ricordiamoci che cosa è avvenuto, un qualcosa di storicamente che ricorderemo spero negli anni, magari sorridendo, perché magari nel frattempo saremo arrivati ad altri risultati, però qui stiamo veramente parlando di qualcosa di brutto che è avvenuto. Io sono anche appassionato milanista, quindi mi sono fatto un po' gli anticorpi con Istanbul, con altre, ogni tifoso ricorda delle cose brutte che sono avvenute, perché sai, le vittorie passano velocemente, le sconfitte così si portano dietro. E beh, nonostante tutto, nonostante poi la tensione che si è creata con la società eccetera, abbiamo avuto 3.000 persone con la Casertana, ma secondo me è un risultato straordinario. Sono sicuro che se non sbracchiamo a Lecce, ma il Moncagata darà una spinta straordinaria di nuovo, per cui voglio dire, a questi tifosi veramente, e io ho molto apprezzato la società che ha capito di aver sbagliato, perché ha sbagliato in molti frangenti, però sia il presidente con quella lettera aperta che ricorderai, e sia certo. il cambio di direttore sportivo sensibile, che dice non abbiamo a questi tifosi non possiamo chiedere nulla. Questo è un momento in cui veramente ti fa riflettere che si può veramente ricostruire qualcosa, ma senza dover chiedere in questo momento nulla. Mario Cairo, tu anche tu parlando da tifoso concordi con le parole di Maurizio? Concordo in pieno, la delusione è stata veramente fortissima, cocente, ce la stiamo portando dietro. E le parole del presidente, che forse ha parlato
tardi, perché avrebbe forse dovuto parlare un po' prima. Sono arrivate, sono parole giuste, non c'è niente da chiedere in questo momento. Notavamo prima come i giocatori, non uno segnando, si sia girato verso la curva, abbia esultato con la curva. Ed è una situazione che ci portiamo un po' dietro dall'inizio dell'anno. E questo non mi piaceva, è un modo un po' di... rappresenta un po' quello scollamento che c'è sempre stato un po' fra squadra e tifoseria, arrivare, no? Che se ne parla è peggiorato, tanto. Ecco. Non c'è niente da chiedere, cioè a questo punto c'è da dare, come ho detto prima, rimboccarsi le maniche e mettere quella grinta che in certe partite veramente torno su quello di Tivoli, dove veramente ho passato un secondo tempo, ero detto sconvolto per vedere veramente una squadra, mentre lì si dice la Cremonese sta perdendo e questi neanche andavano a protestare quando i giocatori avversari cadevano per terra e perdevano tempo, ecco, non... a questo punto sono i giocatori che devono dimostrare qualcosa. Devo dimostrare qualcosa. Veramente di avere quella grinta e quella voglia di quella promozione che... Anche perché è un vantaggio per tutti, c'è una promozione, non posso non capire che gente che ha giocato anche alle categorie superiori non consideri, arrivato a un punto anche della carriera, una promozione come veramente un salto in avanti, un traguardo, un salto in avanti, un cambiamento. Stiamo parlando di un numero di squadre professionistiche che su richiesta del presidente della FIGC sarà ridotto, cioè, certo. Probabilmente fra un paio d'anni o tre anni ci saranno 40 squadre, una serie C, perché non si chiamerà più Lega Pro, a 40 squadre, cioè si ridurranno il numero delle squadre di B e il numero delle squadre di A. Questa gente deve cercare di portarsi avanti, cioè di crearsi anche un futuro, anche se sono giocatori, alcuni di loro hanno ancora un lungo percorso. Questa può essere una motivazione. Io ci metto sempre prima la maglia, il colore, il cuore, il tipo di squadra, la città, il posto dove sei, ma se tu non vuoi ragionare su questo, che se non lo fai sbagli, però aggiungici almeno la parte professionale. È quello, insomma, il campo poi darà le risposte. Maurizio, tu questo, parlando proprio di campo, questo accoppiamento con Lecce, come vedi questo turno? Consideriamo anche che poi nella stessa parte del tabellone c'è il Livorno, quindi insomma sarà un percorso irto di difficoltà. Beh, sicuramente Lecce è quanto di peggio possiamo, soprattutto per l'atmosfera che troveremo. Insomma, voglio dire, questa abbiamo sempre tutti detto che questa squadra ha dei limiti caratteriali. Se riuscisse a, diciamo, pilone, a trasmettere qualcosa che non è riuscito a trasmettere Baglia, perché poi io non sono quello che dà tutte le colpe a Baglia, adesso sembra che tutto sia imputabile a Baglia, no. Però non puoi perdere 5 trasferte e vai a Como e perdi, e vai a Cremone e come hai perso, perché abbiamo perso su punizione nel secondo tempo, ma ci hanno sotterrato di pallone nel primo tempo. Vi ricordate i primi 10 minuti a Cremona? Sì, ve li ricordate? Certo, certo. Siamo una squadra che doveva salire in Serie B, quella lì è una squadra da retrocessione, cioè voglio dire, non puoi. Io mi ricordo l'anno scorso, siamo andati a Pavia, ma abbiamo giocato alla morte, abbiamo vinto, vabbè, ma voglio dire, ma con un altro spirito, ma hai capito? Allora, se noi riusciamo un pochettino a trasformare in energia positiva tutto quello che è di brutto, perché ripeto, c'è stato proprio un qualcosa che lascerà strascichi nonostante quello che succederà da qui al 13, al 17, quello che è. Ecco, però abbiamo i numeri, abbiamo i giocatori, ce lo siamo sempre detto, che valgono una Serie B, per cui è il momento di dimostrarlo. A proposito di giocatori che valgono Serie B, si parlava prima anche di possibili, probabili assenze a questo punto. Piccolo, Iocolano, secondo te, probabilmente ci saranno gli ingressi di Sosa e Fischnaller al loro posto. O magari di nuovo il colpo Nicco. O magari Nicco. Ecco, Nicco è un giocatore che secondo te è stato impiegato poco, se ne parlava prima. Io Nicco l'ho visto fare 2 o 3 cose... che col Prato, che poi è stata la partita più drammatica forse, peggio ancora della Lupa, guarda, il Prato è una cosa, vabbè, non ricordiamo più queste cose perché a ogni tifoso fa veramente, però voglio dire, Nicco è in una forma da 2 mesi ormai che da sfruttare assolutamente, ripeto, e come sarebbe anche da sfruttare quell'altro signore che abbiamo comprato dal Parma, no? Perché poi questo qui è uno abituato a far la guerra un po' in certe categorie, a sentire la pressione, e non usarlo mi sembra veramente deleterio. Ecco,
Dopodiché c'è il discorso Iocolano, Mim sa che è uno dei miei cocchi, nel senso che io Iocolano e Fisinale come ragazzi miei diletti preferiti, e mi spiace vedere degli incompiuti, perché se uno ha visto Iocolano a Bassano, porca miseria, scusate se mi arrabbio, ma giocava da solo, ma vinceva le partite quasi da solo. Allora, io quel signore lì l'ho visto due o tre volte, forse con Livorno all'andata, Mim, ti ricordi? Sì. A parte il gol aveva fatto quella bellissima partita. Però voglio dire, c'è qualcosa a livello caratteriale, perché non me lo spiego, la tecnica o ce l'hai o non ce l'hai, questo ce l'ha, però c'è qualcosa che altro che... Quindi vabbè, secondo me se anche Iocolano sta fuori un turno, mi piace il cuore, però non credo sarà decisivo. Sarà importante l'atteggiamento, però. Assolutamente. Mimmo, insomma, parole condivisibili. Sì, anche il discorso condivisibile, so che Maurizio lui ha una venerazione, intanto commentiamo le prestazioni di Fish, un po' rare, e di Iocolano un pochino di più. Per me è sempre una questione di utilizzo, del modo come utilizzi Iocolano, perché questo, attenzione, credo che nessuno degli allenatori che sono passati qui nella gestione, cioè, da che Iocolano è qui, abbia capito come va utilizzato Iocolano. Il vero ruolo, anche la posizione, è sempre un po'... Se posso dire una cosa? Sì. Cioè, il giocatore è forte, quello forte veramente, vabbè, quello la posizione a un certo punto se la trova. Hai ragione. Soprattutto in partite come a Tivoli, col Prato, cioè, con certe squadre. Tivoli è emblematico, Tivoli stavano cambiando, tu ti ricordi bene, lo sta per cambiare, ha battuto con la punizione. Aveva questa opportunità, perché la punizione la sai battere a Tivoli, insisto, con la lupa, insisto. Ci ha battato una punizione che se aveva un minimo dubbio Pillon ha accelerato il riscaldamento del cambio. Incredibile, ha tirato una posizione. Quel giocatore veramente forte se la cerca la posizione, cerca anche il dribbling, o ha paura questo ragazzo in questo momento, o è frenato per qualche motivo, perché non cerca mai anche, finisce sempre di infilarsi vicino alla bandierina, spalle alla porta e passare la palla indietro. Magari si prende meno responsabilità aspettare. Di quelle che... è questo, cosa che invece la giocata. Quando ha avuto la possibilità, purtroppo non molto di giocare, invece ha fatto sesto. Sì, sesto, assolutamente. Purtroppo è una, purtroppo è una stagione veramente disastrosa per Sesto, non per colpa sua. Maurizio Ferrari, ti dobbiamo salutare, giornalista dell'Eco di Bergamo, grazie mille per essere grazie stato con noi. Quindi, ciao Maurizio. Ciao Maurizio. Mario, giusto, una domanda breve, perché ora andiamo in pubblicità, poi mi risponderai dopo. Te la inizio a fare adesso, però Sesto sarà probabilmente il più grosso rimpianto di questa stagione dei grigi, e probabilmente ora è arrivato il momento, al di là degli infortuni, di rischiarlo del tutto, tra virgolette, visto il momento troppo importante. Mi rispondi dopo. Adesso ci fermiamo per 3 minuti, a tra poco con Grigi nel cuore. Eccoci a Grigi nel cuore. Mario, ti avevo fatto la domanda su Sesto prima della pubblicità, rimpianto? Rimpianto per forza, perché è un giocatore forte, un giocatore che la classica finalmente ala che fa il cross che deve fare, non ad altezza, a un metro d'altezza o in cielo. È un giocatore che purtroppo avrebbe fatto la differenza, sicuramente non saremmo ai playoff se avesse giocato tutto il campionato regolarmente. Sicuramente. A questo punto non lo so, bisogna vedere le condizioni, perché magari non rischiarlo dall'inizio, perché potrebbe essere in corso di partita, potrebbe essere forse più utile al ritorno in una partita in casa. Certo, lui ha giocato gli ultimi 24-25 minuti, a me ha fatto tre giocate, non c'era molto spazio in quel momento lì, ha fatto tre giocate che valgono una partita. E di un'altra categoria, ecco, nel suo ruolo e nel modo, nelle giocate che fa. Per cui questo dovrà vedere Pillone, ecco. Come anche Vacco io lo farei giocare a Lecce. Sì, secondo me tanto comunque... più che sono ammoniti tutti e due, sia Boccolò che Gonzalez, se Vacco no. Cioè, ma anche un motivo per... E giustamente si diceva, uno che quei campi li ha calcati è come va sfruttata la sua, cioè, esperienza, la sua capacità di battagliare. Il direttore sportivo del Lecce, cioè, sarà una partita di grande fisicità, chi saprà
usare la fisicità, nella fisicità ci metto dentro l'agonismo, l'intensità e tutto, esalterà le qualità, perché comunque qualità neanche il Lecce, però certo. È una squadra che, non dimentichiamo, ha pareggiato, ha fatto due pareggi, è passato con due pareggi, sì. A San Benedetto ha rischiato di perdere, se non sbaglia il rigore. Erano 2-0, sarebbero stati 2-0. Annalisa, c'è anche ancora una domanda? Abbiamo una domanda di Mirko per Mimma, il quale chiede: come mai Gonzales non incide più come prima? Gonzales è un giocatore che purtroppo è una costante nel rendimento nella carriera di Gonzales, che l'inizio del girone di ritorno, i primi due mesi del nuovo anno del campionato, non sono al livello di rendimento dei precedenti. Secondo me c'è un aggravante in più, cioè l'infortunio, il disagio dell'infortunio. È chiaro che uno come Gonzales va dall'allenatore e dice: io sto bene, voglio giocare. Certo. E da uno come Gonzales l'allenatore lo sta a sentire, perché si dice sempre che questi soprattutto sono i migliori medici di se stessi. Lì è stato un errore, probabilmente questo ritorno anticipato a Cremona sì. Secondo me lì, per giocare come hai giocato a Cremona, a questo punto io aspetto ancora 15 giorni e rientro in pieno. Il Gonzales, a giudizio di Pilloni, io lo vedo leggermente in crescita in queste giornate, leggermente, Pilloni lo vede molto in crescita, cioè, e chiaramente non è il giocatore, è un giocatore che ha subito un'involuzione, probabilmente perché c'è stato un momento in cui noi giocavamo non un 4-4-2, giocavamo, diamo la palla a Gonzales. Lui alla fine si è sentito probabilmente anche meno aiutato dalla squadra, io lo interpreto anche così. Abbiamo al telefono con noi un collega di Lecce che appunto ci racconta dall'altra parte della barricata come stanno le cose. Francesco Romano, un giornalista, direttore responsabile di Pianeta Lecce. Buonasera Francesco, ben buonasera arrivato. Allora, in che modo si avvicina il Lecce a questo doppio confronto? Due squadre arrivate seconde in classifica, un autentico big match per questi playoff. Eh sì, è un autentico big match, chi l'avrebbe mai detto. È una partita che praticamente, diciamola tutta, nessuno si aspettava. Era una finale che doveva essere per molti e invece è un quarto di finale. Sì. Chi vincerà delle due, parecchi la danno come candidato principale per la finale, quindi che dire, sarà un big match sia all'andata che al ritorno. E Francesco, come ci arriva la squadra, com'è la situazione anche magari degli infortunati, come stanno i giocatori in vista di questa partita, anche come con l'umore dopo un turno di playoff precedente con la San Benedettese nel quale Lecce non ha sicuramente brillato e anzi ha rischiato moltissimo? Sì, è un Lecce che arriva con la rosa al completo, non ci sono infortunati da segnalare. Al tempo stesso sì, è giusto quello che hai detto tu, non arriva il Lecce in maniera concreta e sostanziosa, più che altro a livelli di gol, nel senso che in questo momento il Lecce ha problemi a intaccare in rete, sta creando molto. È una squadra che produce veramente tanto. Nell'ultima partita in casa con la San Benedettese sono state una decina di azioni di gol importanti, ma poi quando arrivano sotto porta sembra ci fosse una maledizione, insomma non riescono a metterla dentro gli attaccanti giallorossi. Detto questo, c'è anche da dire che insomma questi playoff come si vincono? Si vincono anche con i dettagli, con gli episodi. Certo. E l'episodio del calcio di rigore di intervento del Sonto con la parata di Perucchini è stato un dettaglio importante poi per il passaggio del turno del Lecce. Quindi queste sono partite che ragazzi avete visto pure che cosa è successo l'altro giorno ieri a Frosinone, no? Certo. Con Frosinone Carpi, che insomma il Carpi era dato per spacciato e poi in 9 il calcio di punizione è quel classico dettaglio che ti cambia la partita. Mimma, tra l'altro Alessandria e Lecce sono state accomunate da un esonero tardivo, tutte e due ad aprile. Sembra che noi troviamo le squadre, anche la Casertana aveva cambiato l'allenatore addirittura alla vigilia dell'ultima partita, alla vigilia della penultima partita ha cambiato, il Lecce Alessandria l'aveva fatto 10 giorni prima, una partita in più Rizzo è una bandiera, un personaggio che ha giocato, lui ha giocato, è stato vice allenatore, conosce l'ambiente.
quello che diceva anche il direttore sportivo, non so se il collega lo conferma, è che ha avuto l'intelligenza di non stravolgere tatticamente, ma di cambiare l'interpretazione. Cioè in realtà è un 4-3-3, ma un 4-3-3 diverso come interpretazione, anche come posizione di alcuni giocatori essenziali, da Arrigoni a Lepore, rispetto a quanto faceva Padalino prima. Sì, sì, è vero, nel senso che comunque Padalino svolgeva un lavoro, diciamo così, basato più su un movimento orizzontale. Con Rizzo si va più in verticale, si cerca di più la profondità, ed è giusto anche, insomma, sottolineare che Rizzo ha portato delle, tra virgolette, novità. Quella più clamorosa, insomma, è stata quella di portare Lepore a terzino, nel ruolo di terzino destro, che poi sostanzialmente è il ruolo più adatto per Lepore, perché è sempre stato un giocatore di fascia e non è mai stato una mezzala destra come Padalino l'ha utilizzato per tutto il girone di andata. Detto questo, che dire, noi forse non siamo contenti di affrontare l'Alessandria di Pillon. Avremmo voluto affrontare più l'Alessandria di Braglia, perché Braglia lì ce l'ha lasciato un buon ricordo, devo dire la verità. Sì, ti volevo anche chiedere quello, perché insomma Braglia anche lui a Lecce ha avuto strascichi negativi sicuramente. Beh, il problema l'anno scorso lo sai qual è stato, è che avendo a disposizione 22-23 giocatori e tu ne utilizzi soltanto 11-12, insomma poi il problema a fine anno te lo vieni a trovare, perché poi Braglia che cosa faceva? Braglia ha nel suo DNA quello di fissarsi, tra virgolette, sempre con gli stessi giocatori. Però i giocatori sono anche degli esseri umani, e a un certo punto fisicamente, quando non ce la fanno più, si vengono a creare incidenti di percorso. Per esempio, noi l'anno scorso il campionato l'abbiamo perso in casa con il Matera, abbiamo perso 3-0 con il Matera in casa, il Matera di Padalino, e comunque eravamo lì, ce la giocavamo col Foggia e col Benevento. Io non voglio essere assolutamente nei vostri panni. Cioè, quello che è successo quest'anno lì ad Alessandria, forse noi l'abbiamo visto il primo anno di Lega Pro, quando c'era Lerda, che praticamente pure noi eravamo con 11 punti di vantaggio e poi ci siamo fatti sorpassare dal Trapani, che andò in Serie B. Sì, è vero, è un accostamento giusto, quello poi, vabbè, l'Alessandria, la maledizione per il momento continua, vedremo insomma chi avrà la meglio. Tra l'altro, in Lecce, quindi si affrontano due squadre un po' che veramente un po' questi anni devono passare di cotto e di crudo. Sicuramente, tra l'altro poi c'è da aspettarsi anche un bel numero di tifosi leccesi ad Alessandria domenica, mi immagino io, comunque, perché gli alessandrini a Lecce saranno gioco forza pochi i tifosi, perché si gioca di mercoledì. Guarda, dall'ultimo dato che ci ha fornito l'ufficio stampa di Unione Sportiva Lecce, ieri risultava un biglietto staccato. Sono sei, adesso sono sei. Adesso sei o sette. Ecco, peraltro non vorrei sbagliarmi, di solito quando non si raggiunge 35, esatto, mi sembra, biglietti. C'è il settore ospiti, se no. Sì. E quindi a me dispiace semplicemente per il fatto che comunque si poteva tranquillamente giocare di domenica questa partita. Non ho capito perché la Lega l'ha spostata di mercoledì. Parlo anche, tra virgolette, contro i nostri interessi, no? Nel senso che tu non puoi organizzare una partita di questo genere di mercoledì sera alle 8:30. È scontato che i tifosi dell'Alessandria non si sobbarcano un viaggio di quel genere, specialmente poi pensando che il giorno dopo si va a lavorare. Ovviamente. Quindi tutto questo meccanismo che c'è stato, questi play-off, a mio modo di vedere sono stati organizzati proprio male, ragazzi, sono stati proprio organizzati. Ma anche poi il fatto del sorteggio integrale nuovamente dai quarti di finale, ne abbiamo parlato prima, insomma, non rende il giusto merito a chi è arrivato secondo e ha fatto magari, ma certo, 20 punti in più di un'ottava, di un'ottava, certo, qualsiasi. Ma ragazzi, ma voi pensate un attimo, cioè, squadre come l'Alessandria, il Lecce, ma anche il Livorno, che sono andati a spendere milioni e milioni di euro per costruire una rosa questa stagione, il Livorno ha rischiato seriamente di uscire con la Virtus Francavilla, che di budget è stata costruita a 700.000 euro. Cioè, non è
non è, è pensabile una cosa di questo, cioè tu veramente vai a fare male a chi investe in Lega Pro. Credo che bisognerà tornare per forza di cose ai due gironi, perché non ha senso allungare i playoff fino al decimo posto e non ha senso, insomma, avere squadre poi ripescate dalla Serie D che partecipano giusto per partecipare. Ma la strada, tra l'altro, sembra poi quella, ne parlavamo prima con Mima, quando si tornerà alla nuova vecchia Serie C, insomma, probabilmente ci saranno dei cambiamenti. Francesco, io ti devo salutare, ma ti ringrazio per essere stato con noi. Grazie a voi. Un dubbio, Francesco, chi gioca sulla fascia del tridente, Torromino o Dumbia? No, giocherà, credo, al 99% Dumbia. Ecco, non è assolutamente in forma Torromino. Dumbia in questo momento è l'uomo forse più importante nell'11 del Lecce, è l'uomo che gli dà più profondità, è l'uomo che c'ha più dribbling, più scatto, e può essere una spina nel fianco della vera difesa dell'Alessandria, quindi al 99% ti dico Dumbia. Grazie mille Francesco per essere stato con noi, buon proseguimento. Io grazie a voi, speravo in Torromino, perché già una volta la promozione dell'Alessandria è passata attraverso una squadra in cui giocava un salto in avanti di categoria, dell'Alessandria è passato attraverso una squadra in cui giocava a Torromino ed era la Biellese, quindi speravo almeno in corsi e ricorsi. Mario, rimangono pochi minuti prima della chiusura, allora parliamo anche un po' di Orgoglio Grigio, dei tesseramenti, in una giornata in cui purtroppo il tifo alessandrino è anche stato colpito da due sanzioni pesanti, due DASPO a due tifosi, un ventenne e un ventinovenne, quindi vabbè, magari non è neanche così semplice, però insomma parliamo di quello che sta facendo Orgoglio Grigio. C'è sempre una severità, c'è sempre una grossa severità verso i tifosi alessandrini, ecco. Mi ricordo quando siamo andati a Foggia l'anno scorso, sembrava di essere a Napoli, Carnevale. A Capodanno, e non penso c'è stata una serie di invasioni di campo. Noi qua veramente la minima cosa si viene colpiti, insomma, un pubblico che poi tutto sommato si è sempre dimostrato stracorretto ovunque siamo andati, anche quando siamo andati in interregionale che potevamo... che eravamo in tantissimi con posti dove c'era nessuno, si è sempre comportati bene e siamo sempre stati piuttosto tartassati da questo punto di vista. No, posso dire che noi rifacciamo il tesseramento dopo 11 anni da quando abbiamo ripreso, quindi chiunque volesse tesserarsi, io ve lo auguro, abbiamo già superato ampiamente le 1000 tessere, comunque si continuerà. In questo momento si può fare la tessera presso il negozio Corner di via Milano, e poi saremo presenti in manifestazione, sagre, con un banchetto, con qualcosa, apriremo la sede, ecco, poi comunicheremo. Bene, quindi un punto di riferimento per i tifosi, insomma, che Mimma, è fondamentale ricucire questo strato. Assolutamente, perché una squadra, ripeto, lo guardavamo, lo commentavamo, l'immagine, non puoi segnare un gol e ne segni due sotto la Nord e non arrampicarti. Io ho in mente l'arrampicata di Iocolano con la Cremonese dopo questa bellissima punizione, dopodiché non ce ne sono più state e non so, non riesco a capire perché i campionati, questo lo diceva Braglia, no? I campionati si vengono tutti insieme, mi sembra che per troppo tempo qui si è camminato, ma non per scelta della tifoseria, su strade parallele che però non si incrociavano mai e non ne fai in realtà strada. Se è vero che la società che non è stata contenta che Iocolano sia arrampicato e l'ha ripreso, se è vero questo, secondo me dovrebbe ripensare la società ad atteggiamenti del genere. È importante per il tifoso vedere il giocatore che si arrampica sulla rete, insomma che esulta verso la curva e con i tifosi, secondo me. Poi noi ora siamo in chiusura di questa puntata, intanto ringrazio Annalisa Pezzano come grazie sempre. Grazie Luca, buonasera a tutti. Ringrazio i nostri ospiti, Mima Caligaris, giornalista del Piccolo. Buonasera a tutti e forza, forza, forza Grigio domani, speriamolo. Mario Cairo, presidente di Orgoglio Grigio. Buonasera a tutti.
Forza Grigi, dai, dai, cerchiamo di andare avanti. Insomma, incoraggiamenti di rito più che necessari. L'appuntamento con la partita, lo ricordiamo, domani alle ore 20:30, stadio Via del Mare di Lecce. Grigi nel cuore torna martedì prossimo, sempre dalle 21 alle 22. E vi ricordiamo a questo proposito che noi abbiamo i Grigi nel cuore. Ciao a tutti, buonanotte. Grigi nel cuore. In collaborazione con Gruppo Finextra by Gollo Serramenti. Riducendo i profili e aumentando la superficie vetrata del 22%, le nostre finestre danno più luce ai tuoi ambienti. Gollo Serramenti. Produzione e showroom a Silvano Dorba. serramentigollo.com